21 dicembre, fine del mondo o no, i preparativi per il Santo Natale, ormai davvero alle porte, non si sono mai fermati. Scaramanzia, scetticismo o tradizione, fatto sta che alla faccia dei Maya anche quest'anno sono stati rispettati i rituali, chiamiamoli così, del Natale. La crisi economica ha certo ridotto i budget, ma nessuno rinuncia alla faticosa, annuale, frenetica corsa ai regali e nessuno rinuncia a godere dell'aria di festa in giro per la provincia tra mercatini nei borghi antichi, presepi viventi e concerti natalizi. Facciamo solo qualche esempio. Il 23 dicembre la Proloco di Manduria allestirà ad Oria con l'associazione Arcieri Svevi di Filippo Fullone il mercatino dal Medioevo ad oggi, che animerà per un giorno intero la cittadina salentina con degustazioni, giochi e spettacoli. A Mottola invece, con l'associazione Nuovo Borgo, resteranno aperti i negozi fino a mezzanotte e soprattutto ci sarà l'atteso e suggestivo presepe vivente nel vallone rupestre della Madonna delle Sette Lampade. Successo a Castellaneta per l'iniziativa Natale con la Pizzica, organizzata dalla CIA, Confederazione Agricoltori ed il Comune. Mercatini, pettolate, spettacoli anche a Ginosa e La Terza. E ancora, Grottaglie, il Natale sarà all'insegna della musica con la giovanissima orchestra degli allievi dell'Istituto Comprensivo Pignatelli, accompagnata dal coro nella chiesa Santa Maria in Campitelli. Un concerto dal titolo Note di Natale, giunto alla sua sesta edizione. A Sava anche quest'anno ci sarà giorno 22 il consueto appuntamento natalizio dei giovani con il vescovo Vincenzo Pisanello, organizzato dal servizio pastorale giovanile della diocesi di Oria. Incontro a tema, atto di fede nella parrocchia della Sacra Famiglia. E non manca infine la solidarietà. Il 30 dicembre, infatti, su proposta dell'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, ci sarà la raccolta fondi per Statte, il piccolo comune a ridosso dell'Ilva messo in ginocchio dalla tromba d'aria del 28 novembre scorso. Siamo in piena aria natalizia, insomma. Dunque, buone feste e buon Natale a tutti.